Dunque, la ricetta che abbiamo presentato oggi è un crudo di vitella fassona piemontese, che viene abbinata a una panzanella un attimino diversa dal consueto, e di pomodoro verde, servita e aromatizzata con della paprika, senape e qualche goccia di angostura. Quindi, come abbiamo potuto vedere, la carne abbiamo tagliata spessa, la serviamo spessa per far anche capire e apprezzare la qualità eccelsa della carne. Viene appena condita, diciamo, con una salsa fatta con della senape e della paprika. A quel punto noi la andiamo a panare con un pane fatto seccare di pane bianco e paprika, e adagiato su una zuppetta di pomodoro verde che abbiamo frullato ovviamente come se fosse una salsa verde, con il cetriolo, con il sedano, con il pane inzuppato nell'aceto. Quindi una panzanella un po' nuova, dove anziché avere gli elementi solidi li abbiamo trasformati in salsa verde. Sono molto freschi, sono molto gradevoli, profumati con qualche foglia di basilico e contornati da qualche cubetto di pan brioche tostato.